Chillin', watchin' the ocean with you. Baby up with a slow motion crew. And we up in our clouds when people change, but not us. And we just chillin', kicking it, kiss by the sun. Could be soaked to the skin in the moss soon. I know she got the good vibes when seasons change, but we're the same. Even if I lost all my money, the zero runs deep, honey. And I don't need to speak a single word, Cause you got me honein', honey. Even if my jokes are funny, my tongue's tied up on it. And I don't need to speak a single word, Cause you got me honein', honey. <gasps> Ehi hey, gente buonasera a tutti, buonasera. Buonasera, carissimi. Ciao Magari lo dovremmo fare entrare. Immagino, forse la prossima volta la potremmo lanciare 5 minuti prima. Sì, 5, 5, 10 ma va bene. Nel senso che facciamo rollare l'intro più a lungo prima delle 10 e cominciare. Tipo, sì, ti voglio, 5, sì, si potrebbe fare. Sì, mi piace, mi piace, mi piace. Si Ciao, può fare. Pensavo. Wexaro Ben arrivato, puntualissimo Ora Ragazzi. Tu, 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 tu. Busta Lorenzo? Uh, sì, mo lo busto Parla un po' Lorenzo Ditemi, cioè se lo sto alzando in tempo reale Parla un po' Lorenzo Ragazzi, mi sentite? Lo sentite meglio? Parla, parla, no? Continua a parlare sì, chiacchiera, un altro po' mi chiedono, devo bustarti ancora un po' Ok, oggi non so che cosa è successo, che ti sentono basso Mi, abbassato, mi abbassato il Mai, lume. mai aia, aia. Continua aia. a parlare, vediamo, perché ho paura che se lo metto a 200% ti gracchia Uè, bene? ciao Elisa, ciao Guentiero, bentornato, cioè ben arrivato Ciao, ciao Guentiero. Ben arrivato Come poco, C'è un, po un po' di eco C'ho un po' di eco? Da parte di chi? Quale delle due voci sentite due volte? Così mi regolo. Però un po' di eco ed è ancora basso. Facciamo una cosa: ti richiamo, ti richiamo. No, allora il, il concetto è che io ti sto alzando. Quindi il tuo volume adesso si sente molto forte. Esce, esce pure dalle mie cuffie e viene ricaptato dal mio microfono per quanto ti ho alzato. Loro ti sentono basso, però l'unico modo che io ho per alzare te è quello di alzarti anche per me e quindi c'è il problema che rientri nel mio microfono. Mm, e questo è un gran problema. Esatto. E... Boh. Se no posso abbassarmi io, loro alzano il volume di tutti quanti e, e tu dovresti sentirti di, me, di meno, facciamo così. Io mi sto Vediamo abbassando, alzate il, il volume voi. Ma... Adesso abbasso un pochino di nuovo Lorenzo. Ti rimetto a 100. Ok. Bye. E adesso voi alzate il volume, io abbasso me stesso. Ditemi quanto mi sentite, se mi sentite ancora troppo forte rispetto a Lorenzo. Parla pure tu, lo. Facciamo... Ah, eh, sì, loro lo cioè, di solito l'altra la cuffietta di destra, non credo che sia quello. Ah, secondo me può essere. Cioè, magari il microfono non sa su entrambe le cuffiette, sa soltanto su una. Adesso? Raga, lo sentite meglio adesso? Xaro dice che forse è quello Vediamo un attimo, mi sentite meglio o no? Diteci, diteci sentite meglio, lo sentite peggio? Ora, non so se loro sentono me perché io mi sono abbassato di 6 decibel eh, Quindi... Aspetta un attimo un riscontro Prima magari di... Certo, certo, è normale No, non si sente, dice, ma dice Max Meglio sì però è più basso del solito. Che eh, caspita è successo? Allora, aspetta, Però facciamo così. Cosa... Facciamo così, facciamo così. Apro il mixer volume. Apro il mixer volume. Parla un po'. Vai, parla. Allora, quello ti devo dire, non ci conviene magari che io ti richiami e vediamo se magari si è impallato qualche cosa, qualche funzionamento dell'applicazione. Ok, lei cioè, ci dice che la non concia... c'è. Cose... Ad adesso vedete come com stanno andando sembra non connesso il microfono di Lorenzo wow eh, no però io ce l'ho sempre lo stesso io sono connesso dai proviamo calcola no l'applicazione qui ti rileva correttamente quindi non so che dirti però va bene dai rimando rioscuro la cosa esci, adesso... esci, esci e rientra dalla chiamata oppure, oppure riavviamo la live come preferisci mm, non esco e rientro dalla chiamata dai intanto riavviamo la live Credo che stia ricevendo dal PC e non dalle cuffie. buona pensata, buona pensata, infatti, è, è, è probabile. È probabile. Quindi adesso lo devo mandare nelle impostazioni di Discord a lui, probabilmente. Pa ecco, Parlo. mi sentite? Caccolo è stato fortissimo perché ti ho bustato un sacco. Ma loro non okay. stato... allora non si sono. Allora, beh, guarda, Noccio. non può essere dal computer perché. Uh, non c'hai mai chiamato sul computer, Floriano? No, però cioè, lui dice il computer. Io ti ho chiamato sul telefono. Ma è probabile che tu stia usando il microfono del telefono invece che quello delle cuffie. capito? Che, ma che... non credo. Non credo. Eh... Avvicina la gamma del cielo. Nel senso, si sì, prova a parlare più vicino al microfono e più di se ti sentono di più. Però così cioè, rimane proprio difficile. No, è solo un parlare. esperimento. È solo un esperimento. Okay. Non è che devi restare così. Quindi avvicinati e parla. Allora, mi sentite? Lo sentite meglio quando si avvicina? È quella, è quella la causa? Aspettiamo un riscontro... Sì, quindi è quello, no, è quello. È che devi, devi passare al microfono, devi attivare il microfono delle cuffie, non quello del telefono. Ehm... Non so, come, cioè, non so come farlo, Floria, perché... Eh, vedi un po' nelle impostazioni di Discord, sì, ci sta sicuramente, perché sul su PC io posso selezionare se usare il microfono delle mie cuffie o il microfono del computer. Io penso che se vai in impostazioni voce e video di Discord eh, dovrebbe poterti permettere di selezionare la periferica di input. A me come dice che sta sugli Airpods? Discord te lo dice su voce e video? No, me lo dice il cellulare. Eh, tu vedi Discord, non il cellulare, aspetta. Allora, che devo fare? Dimmi un po'. Vai su impostazioni voce e video. Do dove stanno? Dove le trovo? Nella, allora, do eh, allora, vedi la. Impostazioni, impostazioni. Diamo. No, così cambia la programma. Allora, invito a scrementare impostazioni della voce. Modalità um, di ingresso, sensibilità automatica, sensibilità accento, volume. Adesso? Parla, Lore, perché se fai adesso e poi non parli più, la gente non può misurare. Eh, dico, la... dico, mi, mi sentite? Ho alzato il volume. Ho alzato il volume di che cosa? Spiegami. Si è scritto uscita volume. Boh, non so se è quello allora no non cambia dice eh... devo mettere, attività vocale o... però, loro, però dicono che adesso ti sentono quindi boh. secondo me dovresti alzare l'input eh, oppure vedere se non, se non sono selezionate le periferiche giuste lì in voce video in posizioni voce video le periferiche non, non mi fa dire ma questo è scritto in di ingresso attività vocale ok Push to talk o attività vocale, posso scegliere questo? No, ok, eh, attività vocale è quella giusta Ok Poi? Allora, sensibilità, quando l'indicatore è verde Discord sta trasmettendo la tua bella voce okay, ok, sensibilità dovrebbe essere abbastanza bassa, cioè devi metterla bassa perché se no, non ti sente cioè... Ok, e, Me e qua mi sente Perfetto, volume al massimo L'hai messo okay. al massimo volume, ok sì. Uh, riduzione del rumore attiva o spenta riduzione del rumore è spento ok io ce l'ho accesa però vabbè eh, chat, è migliorata la situazione o no cioè tuo papà ti sta dicendo dovresti mettere in viva voce però non è possibile perché se ti metti in viva voce tu si sente l'eco della voce mia che esce dal tuo telefono e rientra nel microfono del tuo telefono okay. Saro dice lascia la spenta quella lì lascia la spenta riduzione del rumore va bene ok eh, boh. ripar riparla ancora un po'? Non, non capisco Cioè Non capisco le, le, le cose sono queste Le, le opzioni sono queste qua e sto, Tua mamma dice e che si, si sente bene Però effettivamente se, se guardo lo storico del grafico del, del suono È più basso rispetto alle altre volte Quindi qualcosa sicuramente è successo Qualche postazione si è, è sballata Da non ti capta più bene come le altre volte però l'importante è che ti sentono loro io qua ti ho già messo tutto quanto ho bustato al massimo posso alzarti qui ma sappi che alzandoti qui creerò l'eco quindi un pochino la tua voce riecheggerà ok allora mm -hmm. comunque così posso può andare basta che il tal vicino mi tengo più vicino, più vicino di così non posso perché sennò poi è difficile leggere però va bene così Diteci mi le sentite? Le. Io mi sono tolto 15 decibel per cercare di ridurre l'eco uh, da parte tua. Okay. Cioè ci sarà l'eco, ma è talmente a basso volume che spero che loro non lo sentano. Ok, così va bene. Quello che volevo dire è che questo qua sarà il motivo per cui penso che dovrò cominciare a pensare a un piccolo microfonino da, da computer. Sì, penso poi me lo faccio pure io. Quanto, quanto costerà? Uno Dipende che fascia Carine. vuoi prendere. Vuoi prendere uno buono già subito? Ah, buono, de decente insomma un, per avere un, una soluzione carina. Beh, penso possiamo cavarcela allora già sui 60 o qualcosa del genere. Boh. Senza esagerare. Perché cioè è inutile, cioè, se uno è professionale ci spendi anche 200 e più. E... Però sì, chiaramente la, la questione mm -hmm. è quella che abbiamo detto anche l'altra volta. no? Intanto insomma... Perché sì, ci si può sì, spendere se effettivamente la, 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 ci sta a seguito? Allora, se ci sta a seguito, spendiamo volentieri anche perché ovviamente l'incremento di qualità dei nostri contenuti devono, cioè deve essere al, al, cioè almeno paritaria con l'incremento di follower e di persone che hanno piacere ad ascoltarci. Se no, sono soldi che spendiamo, non dico inutilmente, ma comunque... Andando di troppo in deficit non va bene neanche così. Ok, allora adesso avanti, ho un altro blom perché sto settando il volume per me e spero che questo non cambia il loro tempo. volume per te. Vai, parla, parla. Sì, v vado a prendere un attimo l'acqua. Aspetta un secondo. Sì, tranquillo. Okay. un sorso Anche continuo, voi, un secondo, vado a prendere un po' d'acqua. Grazie mille. Ah, c'è stata una bella. Simpatica, simpatica introduzione a base di problemi tecnici e a base di settaggio dell'audio che si sminchia da solo però mo siamo pronti per cominciare, almeno voi mi sentite nonostante i meno 15 decibel, sì dovrei aver regolato le cose in maniera decente, spero nel caso comunque, scriveteci, fatecelo sapere subito e continuo a sistemare nel caso. Eh, Simo, cancellazione dell'eco sotto è attiva. Eh, te lo, cioè, questo lo dovrei controllarlo da me, ma penso proprio di sì. Io c ho, c ho tutto attivo. Sì, io ho tutto quanto attivo. Vamos. Siamo pronti, no? Vamos alla blaglia. Allora, oggi portiamo il tempo di Guido Donelli. Ormai. A ah, poi... di avvicinarti al telefono, Mi però metti calcola. Metti. Perché vedo proprio la, la curva andare giù. Mi sentite? Molto meglio, adesso è molto meglio, salita molto okay, di più. Ok, stavo dicendo, oggi portiamo il tempo di Guido Donelli. Mm -hmm. e eh, ormai è un appuntamento fisso ogni giovedì e ogni venerdì con questo stupendo libro di fisica. Yes. E sei pronto di iniziare? Siete Ma pronti? certo, sì sì, ho voglia sono. C'è anche Aitam, è arrivato, perfetto. Ah, ciao Aitam. Ciao a tutti e grazie per comunque... Anche per la pazienza insomma, che avete per eh, noi sì. è importante, ok. Andiamo avanti, il tempo nel mondo delle grandi distanze cosmiche. Ok. Ti piace un titolo? Lo trovi affascinante? Sì, sì, certo, la voglia. Il mondo, come funziona il tempo sulle scale inimmaginabili delle dimensioni che sono nel nostro universo. Allora, non è un caso che le prime conferme alla relatività generale di Einstein siano venute dall'osservazione di fenomeni cosmici. Le caratteristiche dello spazio-tempo incurvato da massa e energia si capiscono meglio quando ci si allontana dal nostro pianeta per avventurarci nel mondo delle grandi distanze. Naturalmente gli effetti della relatività generale sono presenti anche sulla Terra, ma la loro scala è così piccola che possiamo trascurarli. Yes. A meno che non si debbano fare operazioni che richiedono un gra una grande precisione, come la sincronizzazione dei diversi orologi atomici del sistema globale di posizionamento, il GPS, esatto. E loro esatto. funzionano ad esatto. orologi atomici appunto per, per garantire la precisione massima, non devono, abbiamo detto che non devono perdere un secondo manco in migliaia di anni. Esatto, lo perdono appunto dopo un milione, abbiamo letto. Quelli lì a un, un minuto ogni milione di anni. Quelli lì basati esattamente sull'elettrone uh, sì, sì. che salta da uno stato sì. energetico all'altro po possono arrivare ai milioni di anni, sì. Ma appena cominciamo a esplorare il nostro sistema solare, uh -huh. il comportamento dello spazio-tempo su questa dimensione rende logici e comprensibili i fenomeni che altrimenti sarebbero rimasti del tutto misteriosi. Hai mm. qualche esempio da... come prequel del, del nostro. Amico, da farci, oppure andiamo avanti, intendi esempi che sono misteriosi, oppure intendi il modo in cui si possono eh, cogliere su, grazie alla scala maestosa di senso, queste cose? Tipo... nel senso, tipo un esempio di una cosa che sul nostro pianeta non avrebbe senso, ma presa ehm, con scale maletta, con una chiave di lettura di scale molto più grandi. In realtà acquisisce questo senso. Beh, con scale se c'è cioè, sul nostro pianeta, più che non avere senso, io direi che è proprio letteralmente invisibile. Cioè, è difficilissimo mm -hmm. poter uh, sperimentare, per esempio, le onde gravitazionali, che sono una delle ultime cose che eh, sono state scoperte, proprio perché prima di, de, dei tempi moderni era impossibile effettuare mi misurazioni così tanto precise. Io sì, ho sì, un, un problema perché ho gli occhi troppo vicino al cellulare mi dà fastidio, mi dà proprio noia. Non so come fare. Allora, Eh, però c'è cioè la. Così mi sentite lo stesso? Cioè, ah, se ti allontani devi urlare. Se ti allontani, urla oh, sì, e ci sentiamo. Lo, eh, lo so, se no, facciamo così va Non avrete la mia bellissima faccia, ma se no mi, mi brucio gli occhi. <ride> Scusate, ma. Esatto, il, giustamente. Allora. Xaro dice: Bene, il fattore è talmente basso che la relatività è trascurabile perché le il nostro spazio è. Eh, eh, di, si sviluppa su distanze piuttosto limitate e le nostre velocità di movimento all'interno del sistema solare sono nell'ordine di eh, al massimo qualche centinaio di chilometri al secondo siamo lontanissimi dalle velocità relativistiche di 300.000 km al secondo della velocità della luce perciò cose come i fenomeni delle onde gravitazionali che Fanno spostare, fanno eh, contrarre impercettibilmente lo spazio e accorciano impercettibilmente le distanze, erano impossibili da misurare fino a qualche tempo fa. Adesso non sai come hanno fatto? Hanno costruito praticamente questo osservatorio, che è lunghissimo: cioè, non è un osservatorio astronomico, è praticamente una, una L fatta sul mm -hmm. suolo. Eh, di cui si misura l'accorciamento relativo di un braccio rispetto all'altro, ma sai che se, se, se l'ordine del braccio della L che può essere della dimensione di chilometri, eh, il tipo di accorciamenti che puoi misurare è di decimi o centesimi di millimetro su chilometri, capito? Giusto per farti un'idea del rapporto okay, di okay, quanto okay. è più piccolo su qualcosa del genere. Il e per fare una cosa piccolo. del genere è servito un evento catastrofico come lo, lo scontro e fusione di due buchi neri. Molto, molto massicci, che hanno scatenato una tempesta di onde gravitazionali. Quelli che è stata fotografata pure dalla NASA, che hanno fatto vedere tipo, che, formano, che si uniscono e si fondono, tipo, creando. È uscita una foto qualche, qualche giorno fa. Sì. Neri, lì, la, che... la, la foto no. dei buchi neri che si uniscono non, non sarà sicuramente una foto veramente di quei buchi neri ma sarà stata una ricostruzione perché la prima foto di un buco nero anche quella è estremamente recente sono riuscito a scattarla con eh, grande fatica e facendo un po' di magheggi e... no, no, ma ovviamente anche la ricostruzione come la vogliamo chiamare okay? era per fare l'esempio non so se tu ti riferissi Uh, a un fenomeno tipo quello che è stato rappresentato in quell'immagine dalla NASA. Mm. Allora, quartier, visto che Guartier è un nuovo spettatore che si è perso le prime cose, gli faccio un mini mini riassunto di, degli mm -hmm. concetti che abbiamo spiegato fino adesso. I concetti che abbiamo spiegato fino adesso è che il tempo non è assoluto, cioè non è che dici c'è un cronometro universale che stabilisce come, come batte il tempo e come battono i secondi. Il tempo e lo spazio sono legati indissolubilmente l'uno all'altro. Grande, nel frattempo vi spiego a Guartier questa cosa qui. Il, sono legati distruttivamente l'uno all'altro e in che modo tu puoi considerare lo spazio-tempo come il tessuto stesso di cui è fatta la realtà, perché la realtà noi la vediamo come fatta da tre dimensioni, ma in realtà non è così, sono quattro perché la quarta dimensione è il tempo stesso che scorre soltanto in avanti. E, e, che succede però quando in, cominci a lavorare con certe cose che lavorano eh, e si manifestano comportamenti ai limiti? delle leggi della fisica classica a cui siamo abituati la fisica classica a cui siamo abituati è quella che ci dice che se ci sta un tizio in macchina che fai, tipo stai su un furgone stai guidando un furgone e lancia una pallina dal furgone, la velocità della pallina è la somma della velocità del furgone e della velocità con cui l'hai lanciato a c'è il problema però che è, è stato dimostrato che la velocità della luce è la massima raggiungibile quindi, e, e va sempre a quella velocità lì quindi la velocità della luce è 300.000 km al secondo, è elevatissima, e se tu accendi la torcia da fermo o accendi la torcia mentre sei alla guida del furgone a 80 km orari e misuri la velocità della luce, è sempre 300.000 km al secondo, è. E dici, come fanno ad andare più veloce se io sto correndo sul furgone a 80 km orari? Perché quando eh, raggiungi velocità relativistiche, il, lo spazio-tempo comincia a mostrare la sua dualità, ovvero che quando tu alteri... Eh, eh, mi sentite? Ah. Mi sentite meglio? Io ti lo stai avvicinando troppo alla bocca. Secondo me, se lo lasci qui appeso accanto alla eh, bocca, ti sentite sta... meglio così. Parla un po' ancora. Mi state sentendo meglio oppure no? O è uguale? Sì, Sa uh, Xaro grid di sì. Oh, ok, ottimo. ottimo. Quindi, era, effettivamente, era il dispositivo di input. Ottimo, fantastico, fantastico. Strano, strano. Comunque, scusate per questo lieve disagio. Non ti preoccupare, tanto nel frattempo stavo spiegando queste cose qua e stavo spiegando che quindi nel momento in cui sei estremamente veloce, che succede? Per giustificare il fatto che la velocità della luce debba essere per forza costante, essendo la velocità pari a spazio diviso tempo, noi che cosa stiamo facendo proiettando la, la torcia dal furgone in corsa? Lo spazio si... Sì, ehm, si contrae e il tempo si dilata in modo tale da mantenere il rapporto costante e la velocità 300.000 km al secondo per la luce. Questo perché? Perché lo spazio-tempo, come dicevo prima, sono tutt'uno, sono due cose legate l'una all'altra. Quindi, se una delle due viene deformata, l'altra per bilanciamento si deve, si deve deformare al contrario. No? E cos'è che deforma lo spazio-tempo? Einstein l'aveva predetto ed è stato poi dimostrato. Lo spazio-tempo viene deformato da grandi quantità di massa. Un po' di massa deforma il tessuto della realtà dello spazio-tempo poco, in maniera proprio impercettibile. Nei pressi di questa massa non ti rendi conto che lo spazio viene leggermente deformato. In, nei, nei pressi di masse molto, molto più grandi, tipo quella del Sole, che è esponenzialmente più massiccio di, del pianeta Terra, lo spazio-tempo viene deformato molto di più e si incurva, si dice. Questo significa che eh, lo spazio viene deformato. Quindi si, 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 se si contrae vuol dire che il tempo deve dilatarsi o viceversa, eh, se, se si potesse dilatare lo spazio il tempo si contrarrebbe. Qual è il concetto di fondo quando raggiungi elevate velocità oppure elevatissime masse? Uh, ad elevatissime velocità il tuo eh, spazio si dilata, il tempo si contrae e praticamente il, il tuo tempo personale di te che viaggi vicino alla velocità della luce scorre più lentamente di quello di un tizio che invece sta fermo. Da quello deriva il cosiddetto paradosso dei gemelli che abbiamo citato la volta scorsa che abbiamo letto, in cui nascono due gemelli. Uno dei due gemelli viene caricato sull'astronave che gira intorno alla Terra a velocità della luce, mentre l'altro resta sulla Terra. Quello sulla Terra cresce tranquillo, mentre quello che velocità, viaggiava alla velocità della luce, siccome il tempo si eh, eh, il tempo ra rallenta praticamente per lui, perché si è dilatato tantissimo, eh, invecchia molto, molto più lentamente e torna sulla Terra che è un ragazzino, mentre l'altro è già adulto. Quello che ha appena letto Lorenzo su, su quanto riguarda le scale di grandezza enorme dell'universo è perché per fare le misurazioni, delle misurazioni apprezzabili che i nostri strumenti di misura imperfetti possano effettivamente rilevare, c'è bisogno di eh, lavorare in sca, quelle che sono dette scale astronomiche, ovvero mm. distanze grandissime, tempi lunghissimi, perché vedrai le piccole differenze dovute al, all'incurvarsi dello spazio o al dilitarsi del tempo come variazioni di piccoli punti percentuali su numeri molto, molto grossi di distanza o di tempo. Adesso vediamo come Guido Donelli anche eh, ci spiegherà bene questi fenomeni e vediamo un attimo andando avanti come effettivamente. Eh, le spiegazioni di Floriano si uniscono alla teoria. Yes. Io ho fatto questo piccolo riassunto okay, per accademica. ricollegarci, andiamo. La prima conferma della relatività generale si deve all'astrofisico inglese Sir Arthur Stanley Eddington che annuncia i suoi risultati nel novembre del 1919, all'indomani del suo seminario alla Royal Society, la notizia viene rilanciata in prima pagina dal Times e ripresa dai maggiori giornali. Prima ancora di ricevere il Nobel, Einstein diventa uno degli scienziati più famosi del pianeta. Mm. In realtà, quando nel 1915 egli pubblicava la sua teoria, eravamo già in piena guerra mondiale e pochi studiosi britannici cioè. si interessavano all'idea di uno scienziato tedesco. Ma Eddington era un tipo stravagante, un quacchero e convinto pacifista che si rifiuterà di arruolarsi per la Grande Guerra rischiando anche l'arresto. Si salverà dal carcere solo grazie a Frank Dyson astronomo reale che lo sottrasse al tribunale militare con la scusa che Eddington doveva cercare i finanziamenti per poter verificare la teoria di Einstein. Il 29 maggio 1919, quindi quattro anni dopo, era prevista un'eclissi solare totale nell'emisfero sud, nell sud e Eddington organizza una spedizione per l'isola di Sao Tome nel Golfo di Guinea. Okay. Il suo obiettivo è di fotografare con un telescopio un ammasso di stelle la cui luce passa vicino al Sole. Proprio quando al culmine dell'eclissi il disco solare sarà oscurato dalla Luna. Perché se no se... è troppo luminoso esatto. per poterla vedere, eh, è troppo debole il segno. Anche poi, comunque, stiamo parlando del 1919, quindi anche i mezzi erano quelli che erano. Non, poteva, non avevano certo i telescopi satellitari, non c'erano proprio i satelliti. Certo. Esatto, incluso... infatti, solo le, per l'effetto fotoelettrico lo vincerà il Nobel. Se come sostiene Einstein, il Sole incurva lo spazio-tempo, la grande massa del Sole devierà leggermente i raggi luminosi provenienti dalle stelle e modificherà la loro posizione apparente. Insomma, durante le eclissi delle stelle appariranno in una posizione diversa rispetto a quella abituale. Quindi durante l'eclissi in realtà eh, la luce emessa dalle stelle verrà leggermente deviata dal Sole e quindi le percepiremo con, con una, in una posizione diversa da quella che in realtà abitano, giusto? Sì, è giusto perché il concetto dice se le la, mm. la, la cose che voglio osservare si trovano dietro al Sole, pure che sta in eclissi, io non le dovrei poter vedere perché c'è il Sole di mezzo, c'è ah, la, la Luna, poi dietro ci sta il Sole che viene oscurato dalla Luna certo. e non posso mica vederci attraverso. Che succede se però io guardando accanto al Sole riesco a vedere quella costellazione che in teoria in quel momento dovrebbe essere coperta dal Sole? Significa che ho dimostrato cioè, che, ha, che ha piegato la luce. Bravo, si sì, ha piegato non solo la luce, ha piegato eh, proprio lo luce, spazio quindi... lì attorno, e quindi la luce eh, sì. ha seguito lo spazio incurvato certo. passando attorno al Sole e finendo fino a noi, Cioè non attorno, però di lato al Sole di Sale. abbiamo detto che lo spazio è unito al tempo, la massa è unida all'energia in maniera in, eh, assolutamente non indissolubile. Slegabile. Sono esattamente indissolubile. una una forma dell'altra, perché massa e energia sono state legate da Einstein nella celebre formula che l'energia è uguale a massa per velocità della luce sì. al quadrato esatto. E quindi la massa è, non è altro che una delle manifestazioni dell'energia. E, e quindi, certo, lui voleva fare proprio questa misurazione per dire: se riesco a vedere le cose che sono dietro al sole, vuol dire che queste <coughs> hanno deviato, hanno curvato lo spazio. Eh sì, fa, fa tipo da, fa una sorta di effetto specchio, come se in qualche punto ci fosse uno specchio che, che riflette, no? Più le... che come uno specchio, no, cioè lo effetto, sai che cos'è? La piega proprio per far capire, nel senso che in realtà la luce sta passando di lì perché viene del tutto cioè sta dietro il sole ma il sole con la sua grande gravità uh -huh. la piega esatto eh, facendola curvare intorno sì e quindi questo qua ci dà il modo di vederla ok però, ricordati cioè, l'esempio della, è, della coperta è luce, sì è una luce diretta ok perché viene piegata però era per far capire che in realtà non era la direzione reale da cui arrivava perché viene da dietro il sole Esatto, esatto, era, era aggira l'ostacolo, lo, esatto. dicevo non troppo lo specchio perché lo specchio può, fa per, può far pensare a, una, a un rimbalzo, e non c'è un rimbalzo, c'è cioè letteralmente no, una certo, un aggiramento. Esatto. Eh, scusate per il mio esempio sbagliato. Ma no, ma no, no, è semplicemente non è sbagliato, è, è, era Vediamo. giusto, solo una questione di linguaggio. Le vicissitudini che Eddington deve superare sono infinite, compreso il cattivo tempo che imperversa sì. per tutto il giorno e sembra impedirgli fino all'ultimo di fare le sue fotografie. No. Poi all'improvviso le nuvole si diradano e l'astronomo britannico riesce a impressionare qualche lastra che, risul... che porta a Cambridge. Ci vorranno alcuni mesi per analizzare i risultati, ma alla fine wow. Eddington scioglierà ogni riserva. In apparente. In una delle lastre c'è uno spostamento evidente della posizione apparente delle stelle che coincide con le previsioni di Einstein. Così la relatività generale, questa strana teoria che vedeva lo spazio contrarsi e il tempo di atarsi nelle vicinanze dei grandi ecco, corpi celesti, certo. diviene corretta. Perché abbiamo visto che effettivamente poi aveva ragione, no? e questo fenomeno sì. è proprio la prova. Quando noi diciamo si incurva, è quella contrazione che dice lui, perché contraendosi esattamente si. Si fa curvo contraendosi, no? E esatto. crea questa cosa qua. Tuttavia, fa, una domanda da Floriano: vediamo un attimo se ti dico WASP12. Che cos'è? Non lo so, non Te mi dice subito. che è WASP12, sarà un, dico, una sonda, un qualcosa. WASP12 è una stella nanna della costellazione ah, Lauriga. Dell no, non la conosco, non conosco le <ride> costellazioni. Mannaggia, attorno alla quale è stato identificato un pianeta gassoso uh -huh. simile a Giove. Okay. Quindi molto Quindi grosso. Un, un gassoso, gigante gassoso, esatto. Il raggio dell'orbita del grande corpo celeste è piuttosto piccolo, però. Il pianeta è talmente vicino alla stella madre che impiega ah, okay. poco più di un giorno a fare una rivoluzione completa. La rivoluzione, ricordiamo, è il moto attorno esatto. alla stella: fatto un cerchio attorno, a, cioè un'ellissa un attorno alla stella in solo un solo 24 ore. Cioè poco più di 24 esatto. ore, ore terrestri. Sì, l'attrazione la gravitazionale fra i due corpi è molto violenta. E, uh -huh. e le forze di marea deformano il gigante gassoso, schiacciando sì. le poli fino a fargli acquisire una forma ovoidale: ovoidale, perché c'è la stella che esatto. ha una forte attrazione gravitazionale. Il, il gas è del Bravo, esatto. esatto. Perché il gas che costituisce il gigante gassoso è, 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 è deformabile, è molto deformabile. No? Certo. Quindi è soggetto all'attrazione gravitazionale della stella che sta lì vicino. E è ciò che è vicino. Alla, dal, è rivolto verso la stella viene, astratto, viene attratto di più e si, e si allunga si, verso la stella allungandosi a fa abbassare la spessore dell'atmosfera gassosa in corrispondenza dei poli abbassare lo spessore la, la, eh, la, lo spessore in corrispondenza dei poli allunga a, loro, a sua volta la, la parte opposta Adesso. al sole e quindi si allunga in, dire, in modo ovoidale Saro, non lo so se effettivamente è così o meno, però adesso vediamo. Ce lo spiegherà di sicuro. Che dice praticamente stai là e passano 100 anni sulla Terra, immagino. Ah, dici per la forte deformazione dovuta alla questo, gravità. Questo qua è come, no, perché questo qua è come il film Interstellar. Eh, cioè, ma Interstellar è più giustificato. Non, non ho visto il film perché onestamente alcuni compagni dei... Di ingegneria aerospaziale me l'hanno sconsigliato perché non è molto fedele alla scienza. però è eh, un concetto che comunque si ripone trovare, da quello che ho capito io che ci sta in Interstellar: è che lì c'è no, il ci buco sta nero oggi. che piega, sì ci sta, Simone. L'ho visto in ah, no, non l'avevo visto prima. Scusate, eh... e quindi sì, il concetto è che una gravità un'attrazione gravitazionale una deformazione. Eh, de una trazione gravitazionale di un buco nero è moltissime volte più forte della trazione gravitazionale di una stella quindi sì che ha voglia che ti deforma lo spazio e ti cambia drasticamente lo scorrere del tempo una stella lo fa in maniera lo fa pure lei ma in maniera molto molto più piccola rispetto a quello che può fare un buco nero che se non sbaglio in sì, interstellar c'entrano proprio dentro un buco nero È quella, eh, quella che... proprio è to to esatto. totalmente fantascienza perché tecnicamente noi in forma fisica all'orizzonte degli eventi anni... Ma, in teoria, già parecchi anni luce dal, dal buco nero dovresti risentire della sua potente gravità, no? sì, certo, è esatto. potente gravità delle differenze elettromagnetiche, cose del genere. Avvicinarsi al punto tale da raggiungere quella superficie, tra virgolette, non è proprio una superficie, però la, zon la zona di spazio attorno al buco nero che viene chiamata orizzonte degli eventi. Eh, si chiama così perché tecnicamente, oltre a quella zona lì, le regole de, su, de, sul funzionamento del tempo e dello spazio-tempo non, fu, non funzionano più. E il più grande mistero attualmente, oltre a quello della materia oscura, è capire che cosa diavolo succede se, se, super, se sorpassi l'orizzonte degli eventi. Andiamo avanti. No, sì, lo capisco per... Simone. Il film penso sia fatto bene, però cioè, lì per lì ho, ho avuto un'occasione in cui dicevo: Che faccio, lo vedo? Detto, no, vabbè, comunque cioè, è il classico film di fantascienza. Perché se ti aspetti roba, roba scientifica non ci sta. E quindi non l'ho visto. Beh, vediamo un attimo, vista. però, perché magari qualche. Qualche idea all'interno di Interstellar magari effettivamente è reale, cioè è qualcosa che si fa a qualche teoria realmente esistente. Ah, però, per carità, credo, sì, penso... la fantascienza, se è però, vera fantascienza, ha un fondamento di scienza. Adesso lo spieghi, vediamo. Sì, se, sì, per sì, sì. ho lanciato il, il sasso. E non nascondiamo la mano perché noi qua adesso spieghiamo tutto. Mm -hmm. Il telescopio spaziale Hubble ha evidenziato che in realtà WASP-12 sta strappando materia al suo pianeta. Insomma, lo sta eh, sbranando S e finirà per divorarlo. No. Esatto, okay. È un fenomeno di cannibalismo cosmico piuttosto raro perché avviene fra una stella e un suo pianeta. Mentre ci sono innumerevoli esempi di galassie che divorano altre galassie o di stelle che inghiottono altri astri nelle vicinanze. Una Puntando i telescopi di, di, su WASP-12 assistiamo in diretta a un crimine cosmico, <ride> ma si riferisce a un sistema solare distante circa 1.400 anni luce. Eh, mica Quindi poco, il aspira. fattaccio è avvenuto parecchi secoli fa, in realtà. Ma voglia! Nel periodo in, il periodo in cui Maometto cominciava a predicare la nuova religione monoteista, per capirci. Il cielo ci racconta ogni giorno eventi meravigliosi o terribili catastrofi, però un, è avvenuti però in un lontanissimo passato. Mhm. Mm i progressi realizzati dall'astrofisica negli ultimi cento anni, a partire dall'esperienza pionier pionieristica di Eddington, sono impressionanti. Il nostro universo visibile, quello cioè che siamo riusciti a esplorare con i grandi telescopi, uh -huh. è un oggetto gigantesco, talmente spropositato, che facciamo fatica eh, a contenerlo con la nostra immaginazione. È un'immensa ragnatela di galassie, più di cento miliardi, separate da enormi spazi vuoti. Ogni galassia a sua volta contiene centinaia di miliardi di stelle paragonabili, paragonabili al nostro Sole, grandi concentrazioni di gas e polveri e un'infinità di corpi celesti minori. Quindi questo è proprio per dimostrare quanto in realtà sono immense, no? Le, appunto le, le lunghezze cosmiche. Immaginabili, immaginabile, calcolo. Cioè, quando... è, è, praticamente c'è... È qualcosa che proprio non è, di è difficile da contemplare perché il, la, la distanza che percorrerebbe una formica mm -hmm. facendo tutto quanto il, il giro della Terra, alla sua ciao. velocità... Tipo, eh, ciao, c'è stato... Sì, sì, ho salutato. Cioè, non, non, non nemmeno si avvicina a pensare al, al discorso che dovremmo fare noi anche solo per fare metà strada verso questi sistemi solari così, così lontani. Sistemi stellari, dovrei dire, però... Ehm... Un'altra cosa che era figa l'ha detta bene, però magari non l'ha non cioè giustificata subito perché mm. la, giustamente l'ha dà per scontata perché l'avevamo già detta in passato, è perché, come dice giustamente Xaro, il cielo è una finestra per ammirare il passato: perché noi vediamo questo avvenimento e diciamo, perché, ah, è successo quando ci perché stavamo Perché Abbiamo metto... detto che eh, in realtà eh, quello della luce è la velocità, quindi 300, cioè, quando diciamo 1400 anni di distanza. Mm -hmm. Vuol dire che la luce per arrivare da noi ci ha messo 1400 anni viaggiando 300.000 km al secondo. Perfetto, esatto. Visto che è più è facile di utilizzare esatto. gli anni di luce come unità di, di misura della distanza, attenzione, della distanza e non del tempo. Non facciamo confusione. Anche se c'è la parola anno di mezzo della distanza nel cosmo. 1400 anni luce di distanza vuol dire che quel dato luminoso che misuriamo col telescopio. Eh, è successo esattamente 1.400 anni fa. 1.400 anni fa che cosa succedeva in questa Terra? C'era Maometto eh, che grande stava grande predicando grande. perché era il 600 esatto. d.C. Ed ecco giustificata la frase che diceva prima. Andiamo avanti. Il nostro universo è visibile. Cioè, il nostro universo visibile è quello che siamo riusciti a esplorare con i grandi telescopi. Sì. un Ok. Ma tutto questo è solo una frazione quasi trascurabile di quanto c'è là fuori. A voglia! Abbiamo visto solo le, Ci le, sono... le, ciò che è vicino a noi. Vicino, Ci però, sono sì. anche i corpi che non emettono luce, come i buchi neri certo, o... uh, Corpi che non emettono luce diversi dalla materia oscura. Strano questo. dovrei averlo incontrato. O le stelle Bim. di neutroni. Ah, stelle, vabbè, no, le stelle di neutroni. Ah, no, è vero, perché luce, se per luce intendi la radiazione visibile, le stelle di neutroni non emettono nello spettro del visibile. c'ha cioè ragione, emettono altri tipi di radiazioni elettromagnetiche che noi vediamo e come coi, vidro, coi, eh, co, coi telescopi. Con i coi sono, buchi sono, neri, invece, è diverso. Azzurre, sono quelle azzurre, di neutro, no? Giusto. Non puoi dire azzurre perché, Blu. giustamente, non, ne, non emettono nel visibile, quindi non hanno un colore. Que però vengono, vengono stilizzate spesso come azzurre esatto. e con, due, con i due geyser sì, esatto. polarizzati, no, esatto, sono quelle lì, e invece proprio il buco nero non emette niente perché attrae talmente tanto, la sua gravità talmente forte che attrae anche la luce e non la fa rimettere, certo. perciò anche... tu lo, lo sai come si, si, si caccia un buco nero, come, come, come lo devi trovare? Non ho capito l'ultimo, il penultimo messaggio. Cosa? Così che Daffi è il suo profeta. Eh, ma que que quello è, è, è Gualtiero che, che, che shit posta, però sì, cioè, non, non lo prende sul serio. che scherzando. Gualtiero. che 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 perché che ho capito, eh, no, non, capito? Cioè, perché lui che che me, questo... però... Abbi rispetto anche per giustamente l'altra gente che non ti conosce, no, eh, fai eh, capire eh, che eh, stai eh, scherzando, esatto, esatto. Rispettiamo ovviamente le religioni, tutti senza, senza nessuna discriminazione. Qua, esatto. Questo qua è, un è un canale. Eh, molto eh, <ride> bravo, io... vedi, Saro che lo sta retarguendo e... No, no, no okay. te stavo a dire, eh, Però... lo sai come si dà la caccia a un buco? Qual è il modo più facile no, per dare no, la vai, caccia a un Buco? Siccome lui apposta attrae a tutto quanto, attrae tutti quanti i segnali e non rilascia andare niente, tu devi trovare un punto di totale silenzio di informazioni. Da cui perché da lì non mi arrivo a niente? Che fine fa l'informazione che dovrebbe esserci dietro, perché non vedo nulla? Probabilmente viene tutta quanta catturata da un buco nero, quindi lì ci deve essere un buco nero. Però non aveva finito la, la lista, quindi adesso continuiamo a leggere tutta la certo, lista. certo, 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 ci sono i grandi filamenti di gas intergalattico. E le differenti forme di radiazione e soprattutto la materia e l'energia oscura che sostituiscono di gran lunga i componenti principali del tutto, che stavamo dicendo quello che, studi che studia Tommaso e ricerca adesso, yes. e ci stava spiegando come è difficile perché, eh, nel momento in cui questa materia oscura viene creata, proprio nello stesso istante sparisce. Perché e non riusciamo, esatto, non riusciamo a. A, 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 a fare in tempo a misurarla perché ha detto: Ok, ho creato la materia oscura, ma quella si trasforma in, in materia troppo cioè, rapidamente. Esatto, c'è anche qualcosa di filosofico perché in realtà proprio il momento di creazione coincide con il momento in cui sparisce. Sì. Cioè, è, è, come, è come se il momento fosse lo stesso, capito? È coincidente, è esatto, è non, esatto, non riesce a esistere per un tempo diverso da zero. Eh, esatto. Ed è un fastidio, abbiamo, abbiamo, ci abbiamo scherzato su dicendo praticamente. Però il momento dò, dello stomaco domani s... ce lo dirà proprio Tommaso. Su questo Quindi di, okay, di, okay, okay. È, confermato, è confermato che domani viene Tommaso. A, al live no, al, 90%, al 90%. Che fascia oraria, eh, ancora non me l'ha detto. Mi ha detto domani mattina. Domani allora, ragazzi, è apporto. il momento di fare un minimo di self-promozione e dirvi di seguire il profilo di Instagram che si chiama esattamente come il canale di Twitch, Lo con la O di LO, che è uno esatto. zero. E comunque trovate in, in home page del nostro profilo il link che vi rimanda direttamente alla pagina Instagram. Se ci seguite sulla pagina ufficiale di Instagram, noi nelle storie vi diremo precisamente quale sarà l'orario della live di domani, perché dobbiamo stare un attimo alle esigenze di Tommaso, chiaramente. Esatto, che sarà comunque... Uh... Molto contento di aiutarci a capire ancora meglio la fisica. E Già la volta assoluti scorsa ci ha detto che fatto. era stato felice di essere nostro ospite, quindi non vedo l'ora di duplicare l'esperienza. Assolutamente. Quando i numeri diventano così grandi si perde facilmente il senso delle dimensioni, Vero. soprattutto per noi umani. Può servire allora ricorrere allo stratagemma. Ti ho perso, Lore piccoli... lo A quale stratagemma dobbiamo ricorrere? A quello dello spillo. Ah, lo stratagemma dello spillo, ok. Lo conosci già? Eh, eh, me l'hanno fatto quando praticamente ho fatto l'orientamento per ingegneria aerospaziale, quindi l'ho sentito un sacco di anni fa. Voglio, voglio sentirlo da Guido Tonelli. Però sì, mi ricordo quando cercavano di farci capire perché le distanze sui livelli cosmici erano letteralmente non immaginabili. Cioè tu ci puoi pensare, puoi credere di avere, sì di avere un'idea, ma in realtà non ce l'hai. Vediamo. Ci si procura uno di quei piccoli aggeggi metallici utilizzati per tenere in forma le camicie nel, nelle loro confezioni e lo si tiene fra le dita per la parte acuminata. Quindi, così: se si tende il braccio verso il cielo, la parte di volta celeste che risulta coperta dalla minuscola capocchia dello spillo è davvero piccola. La capocchia, capito? È, è il, pallo, esatto. il pallocchino sì, sì, che sì, sta certo, in cima. Certo, eh. Eppure, lì sotto si nascondono migliaia di galassie, capito? Ciascuna. <ride> Ciascuna costituita da centinaia di miliardi di stelle. Quando i grandi telescopi moderni sono stati orientati a scandagliare zone apparentemente spopolate dell'universo, è bastato saper aspettare per scoprire che comunque si nascondono eh, miriadi di mondi. Allora me l'avevano fatto in maniera leggermente simile, mi hanno detto che se tu eh, copri con. Eh, cioè, se tu punti un ago verso il cielo e, 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 e studi la porzione di cielo che, che vedi all'interno della cruna del lago, praticamente potresti passare l'intera vita a catalogare quelle stelle lì e non averne catalogate nemmeno all'1%, anche se le scrivessi senza, senza fermarti mai, per quanti cavolo di miliardi di stelle ci sono soltanto in quello spazio della cruna del lago. Boh, mi, mi sono ricordato che mi avevano detto. Mamma mia, mamma mia. Gra ehm. Le distanze fra sole e pianeti del nostro sistema solare sono enormi, se paragonate ai nostri spostamenti abituali sulla Terra, ma risultano minuscole in rapporto alla distanza fra le stelle. Certo. La Terra dista dal sole 150 milioni di chilometri. Che poco ma, non da è... pro... ma da Proxima Centauri, che mm. pure è la stella più vicina, ci separano 4,2 anni luce. E un anno luce corrisponde a circa 9.500 miliardi di chilometri. 9.500 miliardi. Allora, ve, ve lo rileggo allora. La Terra dista dal Sole 150 milioni di chilometri. Chiaro. Ma da Proxima Centauri, che pure è la stella più vicina, si sì, sta qua dietro. Ci separano 4,2 anni luce. Ok. E un anno luce corrisponde a, nove, a 9.500 miliardi di chilometri. Quindi 9.500 <ride> per 4,2? Eh, 9.500 sono circa 10.000, quindi sono eh, 40.000, 40, quasi 45.000 miliardi di chilometri, tipo esatto, 43.000 miliardi di chilometri, qualcosa del genere. Quasi a miliardi, 43.000 miliardi di chilometri, capisco quanto caspita è lontana, no, 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 ed è la più vicina ragazzi. di tutte, è la più vicina di tutte. Cioè noi le letteralmente le le guardiamo le... Proxima Centauri e vediamo quattro anni fa che stavano facendo loro laggiù. <ride> Se ci fossero per persone. Un'idea delle dimensioni di una galassia si consideri che soltanto per raggiungere il centro della nostra Via Lattea, dovremmo coprire una distanza di circa 26.000 anni-luce. 26.000 anni luce? 26. E se... questi sono solo 4. Sì. Se invece volessimo visitare Andromeda, la galassia più vicina alla nostra, Dovremmo attrezz attrezzarci per un viaggio di 2,54 milioni di anni di luce. È <ride> vero, noi le eh, vediamo milioni di anni fa com'era la galassia di Andromeda. Se invece volessimo visitare Andro... Ah, scusate, stavo leggendo. E, eh, e ci troveremmo ancora nella piccola regione di universo occupata dal nostro gruppo locale. Sì. La famiglia di galassie, di galassie di cui facciamo parte. Che possiamo pensarlo come esatto. il vicinato, cioè praticamente gli, edifi gli edifici sono le galassie e quindi il nostro, tutte le galassie vicine sono il nostro quartiere, che si chiama esatto. gruppo, lo gruppo locale o ammasso locale. Quando le distanze sono così vaste, il concetto di adesso e l'idea di simultaneità... Tardano qualunque consistenza e si capisce meglio cosa vuol dire che il tempo è locale. Che senso ha chiedersi cosa succede in questo momento in mondi così distanti? Non è una saperlo. questione to totalmente malposta. La nostra nozione comune di tempo non funziona nel mondo delle grandi distanze. È uno strumento formidabile per sopravvivere nel nostro ambiente, certo. assolutamente, ma ci inganna appena cerchiamo di capire come funziona il mondo al di fuori del nostro piccolo pianeta. Mm -hmm. Toccare con mano l'impossibilità che il nostro tempo presente sia contemporaneamente il presente di un altrove, molto lontano, ci provoca un grande turbamento. Siamo così abituati a vivere in uno spazio tanto ristretto che non ci si ora neanche l'idea che la comunicazione non possa essere istantanea ovunque. È vero, perché adesso io voglio chiamare New York, in teoria ho, ho dei ritardi talmente minimi, esatto. che mi sembra di parlare in tempo reale con il mio amico a New York. Ma se tu volessi chiamare il tuo amico alieno a Proxima Centauri? Eh, non si può. Cioè, praticamente diventa una relazione epistolare in cui ogni lettera ci mette quattro anni per arrivare a lui. L'esempio che faccio io di solito è quando, se, se tu volessi guidare, tipo macchinina radiocomandata, il rover su Marte. Marte è, è, è il pianeta che abbiamo qua dietro. È, è, è molto vicino. E tecnicamente ci si può arrivare in meno di due anni di, di viaggio col razzetto, no? Ehm che succede se noi punti, puntiamo le, le, le antenne sui satelliti verso Marte e dici io da qui con, con il mio telecomando mando un segnale al satellite, il satellite poi manda il segnale al rover su Marte e lo voglio guidare in tempo reale. Beh, purtroppo uh -huh. non si può. <ride> Ci stanno tipo diversi minuti di... Eh, lag praticamente, se vogliamo usare un termine che può essere chiaro ai videogiocatori che ci seguono in chat, eh, eh, praticamente l'informazione ci mette talmente tanto ad arrivare al rover, il rover ad eseguirla ed a rispondere col fatto, tipo, ok, l'ho eseguita e questo è il risultato, per mandarmelo a me, uh -huh. tipo sulla telecamera che vedo che così. Che praticamente è impossibile la guida in tempo reale, quindi tipicamente al, nel centro di controllo missione della NASA, che cosa fanno? Loro programmano una routine di comandi dicono, ok, dobbiamo fargli fare questo, questo, questo e quest'altro, ok, gli mandiamo il nostro pacchetto di comandi, lui li eseguirà a fare tutte quante le sue valutazioni in maniera del tutto autonoma, dopodiché una volta fatte queste cose qui, impacchetta i risultati, i dati, ce li rimanda tutti quanti insieme in una sola trasmissione tipo, ecco, tra mezz'ora, tra un'ora abbiamo i risultati. Saro, io ti consiglierei di non farcela a noi, ma di tenertela per domani. Oppure rifacciamo un piccolo anticipo di quello che pensiamo noi e domani no, veniamo no. blastati volentieri da... Oh, io, 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 penso, io penso che ti convenga mantenertela per domani, perché domani cioè, potremmo dire potenzialmente che Floriano una cavolata in questo momento. Quindi domani magari <ride> c'è qualcuno che riesce in qualche modo a risponderti in maniera... No, oh, vabbè, io il corso di esplorazione spaziale lo sto seguendo all'università, quindi ah, qualcosa tipo... Come vuoi, cosa, tipo le... come vuoi se, se te la senti allora... La domanda più che altro gli chiederei di specificarla perché cosa intendi con questi pianeti, intendi quelli del nostro sistema solare, intendi quelli di Proxima Centauri o intendi quelli di, di, in giro per la galassia o addirittura in altre galassie? Ah, Xara non sa so se ci stato <ride> shit, Andiamo avanti. Toccare con mano l'impossibilità che il nostro tempo presente sia contemporaneamente il presente in un altro molto lontano ci provoca un grande turbamento. Siamo così a uh, qua abbiamo letto. Eh, se tu lo un amico che vi New York, ok, scusatemi, ok. Mm -hmm. Allora, ma se le distanze sono tali che perfino la luce impiega migliaia di anni a coprirle, ecco che l'idea stessa di un presente comune si disintegra. Questo l'avevamo già detto. Già no, lo, finisce così, lo finisce così il suo capitolo. Ah, Ma ok. Io, vogliamo, esatto. vogliamo aggiungere un, qualche informazione in più? Dici no, visto che il capitolo no, finisce no, no, qua. Io, io direi perché in realtà il capitolo successivo, il mini capitolo successivo, va proprio a, a dare in qualche modo um, sostentamento a questa che abbiamo appena letto. Che le cose. Quindi in realtà era un trampolino verso quest'altro paragrafo. Esatto, ah, esatto. Okay. ah, perfetto. Magnifiche illusioni e fantastiche chimere. Okay. Quando osserviamo oggetti molto distanti, vediamo oggi fenomeni avvenuti in un lontano passato, e ogni osservazione astronomica diventa un viaggio a ritroso nel tempo, sempre. Se le distanze sono piccole, si fa per dire, tendiamo a ignorare il ritardo e facciamo finta di poter ancora estendere allo spazio che ci circonda il nostro concetto di tempo, questo se le distanze sono relativamente piccole. Per esempio, la luce del Sole impiega poco più di 8 minuti a raggiungere la Terra, ma questa differenza è sufficientemente piccola da permetterci di trascurarla. Nessuno sospetta che negli 8 minuti passati fra emissioni dei fotoni della superficie del Sole e registrazione degli stessi da parte della nostra retina possa essere successo qualcosa di serio alla nostra cara stella. Ma quando l'intervallo di tempo diventa considerevole, tutto cambia. Cioè, quindi, in quegli ultimi minuti non sappiamo effettivamente del Sole, per sì. un attimo ha fatto qualche cavolo, eh, per, perché noi abbiamo quattro eh, minuti tardi. La luce parte dal... il fotone viene... Eh, si riesce a liberare dalla superficie del Sole dopo aver impiegato tantissimo tempo dalla, dal centro dove viene, avviene la fusione nucleare fino a poter raggiungere finalmente la superficie. Parte, mm -hmm. lanciato alla velocità della luce, e alla velocità della luce dopo otto minuti arriva sulla Terra. Quindi tecnicamente se il sole di colpo decidesse di spegnersi, noi ce ne accorgeremo dopo otto minuti. <ride> um... Andiamo avanti. Nessuno sospetta che... Ne... Oh, cosa Quando oggi usiamo i nostri telescopi e registriamo una bella immagine di Andromeda, sappiamo che la luce ha fatto un lunghissimo cammino. Ha lasciato la galassia sorella della nostra Via Lattea, nel periodo in cui da qualche parte nel Corno d'Africa avveniva la prima differenziazione del genere. Homo. Quello, quello cui noi sapiens apparteniamo dall'assoluto eco africano. Il caso ha voluto che quei fotoni siano partiti proprio quando una strana famiglia di scimmie ha cominciato a fare i primi passi di un lungo cammino. Quindi. Milioni di una... anni fa. Esatto, perché ci hanno messo milioni di anni ad arrivare qui. Quindi sono, stati, certo. sono partiti mentre con, eh, nella la contemporaneità. Se vogliamo usare la, la vecchia definizione del tempo assoluto, che comunque stiamo strecciando, perché appunto il tempo è, è distorto tra varie zone diverse dell'universo, no? Uh -huh. O oh no, ho detto: il tempo è distorto. Adesso i fan di Dark Souls mi assaliranno. Uh -huh. <ride> Vediamo. Allora. Caso strano, l'evoluzione l'avrebbe portata a sviluppare coscienze e strumenti tecnologici via via più raffinati, fino a inventare quegli apparati fotosensibili che avrebbero assorbito i fotoni proprio quando fossero arrivati sul pianeta Terra. Capito che cosa strana? Aspetta, perché stavo leggendo il, me il messaggio che ti sarò attaccato fallora. direttamente a me. E quindi okay. ho detto che cosa vuole leggere, quindi ripetimi questa cosa, scusami. No. La particolarità è questa qua dice, è una cosa stranissima, no? Mm -hmm. Che da Proxima Centauri è partita la luce quando il genere Homo si stava, dista stava distanziando okay. per l'evoluzione. E la cosa è okay. strana è che ci arriva proprio nel momento in cui... Noi abbiamo sviluppato i macchinari adeguati per vederla. <ride> no, vabbè, non è la cosa strana. Cioè, eh in beh, ogni... È una coincidenza particolare, perché no. in realtà, insomma, visto che la nostra luce è <ride> Lui intende. Eh, cioè, in qualsiasi momento se ci avessimo messo 60 aspetta. anni in più aspetta, a sviluppare questa tecnologia, te lo, te lo leggo così almeno magari Sì, 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 in sì, caso, okay. ha voluto che quei fotoni siano partiti proprio quando una strana famiglia di scimmie cominciava a fare i primi passi di un lungo cammino. L'evoluzione l'avrebbe portato a sviluppare coscienze e strumenti tecnologici via via più raffinati, fino a inventare quegli apparati fotosensibili che avrebbero assorbito i fotoni proprio quando fossero arrivati sul pianeta Terra. Ok, quando dice il caso voluto, lui sta un po' ironizzando sul fatto beh, che beh, noi certo. stiamo guardando dei fotoni, ma ovviamente la, 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 le stelle stanno emettendo a raffica senza tregua un numero Perfetto. infinito di fotoni. Quindi beh. dici: ah, bam, ok, questi qui che, ho, che hanno impattato sulla lente del mio, te, del mio telerilevatore eh, sono. Partiti quando? Ah, due milioni e mezzo di anni fa. Ma pensa un po', guarda, due milioni e mezzo eh, di anni fa, esatto. se ci penso bene, è quella cosa lì. Okay, Questo quindi... qua detto che, che ha detto che cioè, è una cosa ironica, tra virgolette, no? Sì, sì, sì. capire si quanto, si. Si, quanto siamo in realtà piccoli. Ah, bravo, bravo. Infatti, avevano detto che se eh, si riassumesse la storia della Terra in, nella durata di un singolo anno. Eh, L'apparizione la, dell'umanità sarebbe qualcosa come gli ultimi dieci secondi dell'anno, capito? Cioè, l'umanità si per gli ultimi dieci secondi dell'anno se, se la storia della Terra fosse eh. un anno solo. La nuova specie ha fatto la sua comparsa e ha avuto la, sto, la sua storia nel lungo periodo in cui essi percorrevano l'enorme tratto di vuoto che separa le due galassie. L'imponente cielo stellato che ci sovrasta nelle notti chiare e ha ispirato generazioni di poeti, è un meraviglioso orco 2 <ride> è un meraviglioso artefatto mm -hmm. scusate mi stavo impallando un so attimo perché. impappinando succede quell'insieme ordinato di corpi celesti che gli antichi hanno organizzato in costellazioni nelle quali riecheggiano ancora i grandi racconti mitologici è una gigantesca illusione ottica E eh certo Sirio la stella più brillante della notte è in realtà un sistema di due stelle che orbitano una attorno all'altra a 8,6 anni di luci di distanza dal Sole. Ti piace vincere facile, no? Sei la più. Sei, sei, oh, la stella più luminosa di tutte. Ma in realtà è perché sono due, sono solo sono molto due. lontane, <ride> e quindi se non lì vicine, vedi, vedi come se brillasse il doppio di tutti. <ride> Deneb, la stella principale del Cigno, risplende da a 2600 anni luci di, dista di distanza mentre Polaris A, una supergigante gialla, la più luminosa del sistema di tre stelle che ci appaiono come un'unica stella polare vista da noi 325 anni luce. Quindi la stella polare in realtà sono tre stelle enormi, cioè di cui una enorme. È, è, probabilmente è il discorso simile a... Allora, rileggi la cosa di Polaris A, te di 365 milioni di anni fa, poco poco, di, di anni di anni luce, cioè, no, cioè poco no, prima la stella principale del cigno risplende 2600 anni di distanza mentre Polaris ha sì. una super gigante gialla sì. la più luminosa del sistema di tre stelle che ci appaiono come un'unica stella polare vista da noi 325 sì. anni di luce stella polare stella, è un di sistema di cui sistema una è una, 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 una gigante gialla okay. ecco, ecco perché è così, ecco così luminosa stesso discorso di Sì a cui, per, per cui perché a Sirio piace cassa, vincere cassa, le ragazzi, ma pensate che questi corpi celesti sono stati per migliaia di anni Miliardi. Un punto di riferimento di <ride> no, aspetta, no. Ah, no, aver voluto di riferimento, Parlo, parlo, ripeto, dell sì. non parlo oh. della vita dell'universo. Okay, per okay, migliaia okay, okay. di anni un punto di riferimento nel cielo che ha fatto in qualche modo da mappa ai, ai marinai, no? Vero. E loro vero. erano convintissimi, loro erano convintissimi che quella stella polare in realtà era una stella. Sì, che, sì infatti. E eh, in, in realtà, no, andando avanti abbiamo scoperto che eh, Wow. Cioè, che in realtà sono più stelle, cioè, cose assurde, cose che non sapevo neanche eh. io. E in questo momento mi, sta, mi stanno davvero facendo impazzire. Il fatto è che la stella polare in realtà era un sistema di tre stelle. Tu già lo sapevi, Florian? No, o se lo sapevo me l'ero dimenticato. Non ho idea. Comunque, in questo momento non me lo no, ricordavo sicuramente. Interessantissimo. interessantissimo. <ride> tu pensa ad andare indietro e dire a un marinaio del 600 che sta piano piano mappando tutto quanto il globo in giro sulle sue, sulle sue navi: ma non sai che in realtà la stella polare che sta utilizzando per orientarti in realtà sono tre stelle? E di quello dice: ma che, ma che sei fesso? Ma si vede, una sola <ride> esatto <ride> ma Si vede questo qua, è proprio un campagnolo. Guarda. Sì, sì, esatto. e, e poi, poi giustamente, Xaro aggiunge al fatto che in più eh, non sapevano che erano delle stesse. E in più, non sapevano che in realtà stavano esatto. vedendo la, la, la posizione di quella stella di milioni di anni prima. Che nel frattempo pensate, si sarebbe pensate spostata. Hanno, pensate a tipo quelli là che continuano imperterriti a credere in maniera proprio. Tra mega convinta nell'oroscopo quando magari i tizi dell'oroscopo dicono no perché questo pianeta, questa stella si fa così, e magari neanche loro sanno che la stella di cui stanno parlando in realtà magari è un gruppo di tre stelle è un gruppo <ride> cioè, di <tre> stelle, <ride> esatto e invece magari vanno a dire cazzate dice, tu sei nato sotto il segno della stella polare e invece quella stella polare non è una stella polare sono tre stelle, quando, <ride> di, quando parlano delle costellazioni che sono fondamentali perché esatto. i segni zodiacali come sappiamo sono collegati alle costellazioni dello Zodiac certo. no? sono quelle 12 importanti. Quelle costellazioni lì sono fatte da stelle che noi, noi le abbiamo ipoteticamente eh, spiaccicate sì. su un telo per fare il disegno, ma in realtà sono sviluppate nello spazio e tra, tra noi sembrano vicine così, mentre magari in profondità sono estremamente più distanti, ce Vabbè, ne sono altre mh. di mezzo che non esatto, vediamo. Esatto, <ride> ci stanno altri che non vediamo loro non hanno, visto. Perché, non le hanno calcolate e eh, noi non le vediamo perché appunto il, la loro luminosità viene smorzata da quelli che sono più vicini a noi e quindi le prossimo le format io e Floriano smonteremo tutte le persone che credono in maniera eh, cieca ma molto eh, volentieri le, le, le invideremo qua e le smonteremo una per una ogni convinzione che hanno. <ride> Però, non so, in te, intanto, ci è capitato magari di fare lo raccontiamo, glielo racconto io. E Senza proviamo, fare nomi, magari, ovviamente. Non facciamo nomi, ma un sacco di volte, magari, ci è capitato che ci scrivessero anche per il podcast e magari da un po' ci usciva la domanda che ci facevano, Ma di che segno siete? Noi gli abbiamo risposto per cordialità, ma quando abbiamo cercato di spiegare che in realtà cioè, quei segni erano soltanto frutto di... Eh, eh, che non c'entra niente con il nostro carattere, esatto. che, che non cioè, importa... Non ci credevano, non ci credevano, no? Ma noi... E allora stavolta li possiamo spiegare ancora meglio, grazie al nostro amico eh, Guido Tonelli, che abbiamo ragione noi e non loro. Andiamo avanti. Anche, anche noi, Xaro, conosciamo gente che ci crede tantissimo. Ma, ma troppo, ma troppo. Tipo, no, io non vado d'accordo con le bilancia. Ma perché? Ma perché? Ma perché? Tipo, lo sai <ride> che non sembri per niente un sagittario? Ma per, non sembra un sagittario, What? perché in realtà la costellazione del sagittario non è un sagittario. Se cioè prendiamo tutte le stelle che ci stanno in mezzo, allora. Ma gli artefatti prodotti dallo spazio-tempo su scala cosmica sono molteplici artefatti immagino non è che intende dei veri e propri costrutti intende delle sì, certo. idee che ci siamo fatti noi che in realtà non, co come quella del fatto che la stella polare fosse una sola ma in realtà sì. sono tre alcuni hanno lasciato a bocca aperta persino gli astronomi più moderni è successo quando fotografando corpi celesti molto distanti si sono trovati di fronte a una specie di miraggio l'immagine della sorgente appariva quadruplicata a formare una sorta di croce il fenomeno è anche esso conseguenza della relatività generale. Ok. Avviene quando un oggetto molto massiccio si interpone fra la sorgente luminosa e l'osservatore e la deformazione dello spazio-tempo de spazio devia il cammino dei diversi raggi luminosi. L'abbiamo fatto per l'esempio prima esatto. del Sole che abbiamo detto prima, che curvava. Sì, so, se è ancora più massiccio magari lo, lo devia in tutte le direz in tutte lo direzioni. Lo può splittare. Perché esatto. se la deformazione è troppo forte la luce un pochino va da una parte, un pochino dall'altra e presente quando, Avete presente quando Goku fa tipo l'onda energetica e viene parato? E la luce si apre, la luce mm. dell'onda energetica in tutte le direzioni, è la stessa cosa. <ride> più o meno, per, esatto. Per, Esattamente, per tu pari e la luce si. l'onda di luce che in qualche modo colpisce forte una sfera in qualche modo e questa qua la apre in tutte le direzioni. Sì, è ecco un po'. Che la esatto, se vogliamo barare perché non è più niente lo stesso concetto però è diciamo una cosa che si potrebbe riprodurre in ottica legge andrew of the alp che il bello è che sono quelli che no dopo jessica non me ne frega una mazza che sei del pistacchio <ride> se sei demente sei demente a prescindere dal giorno in cui sei nata <ride> se sei della bilancia allora sei attenti attenta alle perfezionista se sei cancro sei troppo sensibile e tu a sentirti dire queste cose pensi, ma se... in che senso? In che senso? Poi non parliamo di fissati con l'ascendente, è vero. Madonna, madonna. Allora, and andiamo avanti. Uh, la... Ragazzi, non confondete mai astrologia, che è questa storia dello zodiaco, con astronomia, che invece è lo studio degli astri e, de e, e del firmamento. Mi raccomando. Andiamo avanti. Dio mi sa perso. <ride> è stata troppo, troppo è stata la foga di blastare chi, chi crede ciecamente nel loro sciocco. Oh no, ecco, ecco. Ok. Le posizioni apparenti si distribuiscono a raggiera attorno alla sorgente e producono la cosiddetta croce di Einstein. Si splitta. Anche... Esatto, anche questo è un artefatto, una visione illusoria che fa comparire nelle immagini di lontane porzioni del cielo copie multiple, assolutamente identiche di stelle e galassie. <ride> In realtà questi fenomeni sono una sorgente preziosa di informazioni. Gli astronomi usano queste immagini per ricavare i dati sulla massa degli oggetti astronomici coinvolti e sulla loro distribuzione. Quanto è deviata la luce? Ah, è deviata di così tanto, quindi vuol dire che lo spazio-tempo è stato curvato almeno, no, di, ah, così, poi, almeno poi, di così e per curvarlo almeno di così serve è questa... Viene duplicata proprio l'immagine che viene ricevuta. Sì, perché può succedere, appunto come abbiamo detto poco fa, che l'impulso luminoso viene splittato da questa grossa deformazione dello spazio-tempo, perché un po' dell'impulso luminoso va da una parte e un po' dall'altra okay. e non si ricongiunge dall'altra parte, lo spazio-tempo è, 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 è deformato, certo. quindi non è, non è automatico che debba ricongiungersi, quindi prendono due strade diverse e tu arrivi ah, a il segnale luminoso è qui, il segnale luminoso è qui certo che queste stelle sono veramente veramente simili ma fammi vedere un po', fammi analizzare il loro spettro sono le di stella, oddio oh hanno lo stesso identico spettro quindi è la stessa stella, la sto vedendo due volte una, una volta qui, e una volta qui quindi vuol dire che lo stesso, questo segnale mi è stato suddiviso in due parti di quanto, è sta, cioè perché è così tanto deviato? ah, è stato curvato lo spazio-tempo di quanto è stato curvato? di così questo vuol dire che lo ha curvato una forza gravitazionale di almeno un certo valore, ok. Allora, corrisponde che... a una potenziale stella Flo, di neutroni. Flo. Lì c'è una stella di neutroni. capito? Finiamo il, capi fin finiamo il capitolo o ce lo vogliamo lasciare per domani? Però ci manca una pagina e mezzo, non tantissimo. Dai, io cerco di non interromperti, ti faccio fare una pagina e mezzo al tamburo battente se tu vuoi. Vai, siete pronti? Sì, siete pronti, lo dico io. Quando l'energia di Tre soli viaggia leggera sulle onde dello spazio-tempo, eh, saluto <ride> L'hai mh... sentito Floria? Cosa? Il nome del capitolo? Del mini capitolo? No, no, ripetilo, le grazie. Quando l'energia di tre soli viaggia leggera sulle onde dello spazio-tempo. Ok. Le numerose osservazioni astronomiche che confermano la relatività generale ci dicono che lo spazio-tempo non è un concetto astratto. Una semplice rappresentazione della geometria dell'universo. Al contrario, questa sottilissima impalcatura è una vera e propria sostanza materiale che vibra, oscilla, fluttua e trasmette ogni forma di perturbazione, come avviene con la superficie liquida di uno stagno. Sì. Il fatto che massa e energia la deformino e che da questa relazione nasca la gravità, ci avrebbe già dovuto far sorgere qualche sospetto sulla sua vera natura. Lo spazio-tempo non è un contenitore passivo di fenomeni naturali, ma è parte essenziale del gioco mm -hmm. interviene di nella dinamica dei corpi celesti, da essi viene perturbato e lui a sua volta li fa muovere e determina la velocità dello scorrere del tempo nel quale sono localmente coinvolti se si deforma lo spazio bello, sì, sì, la, la velocità del, te del tempo la velocità dello scorrere del tempo giustamente viene influenzata esattamente come abbiamo detto prima vai vai ma non ti devo interrompere non si muovono nel tempo in uno spazio vuoto e inerte. Al contrario, le varie distribuzioni di materia in movimento si intrecciano con lo spazio-tempo in un insieme di configurazioni, talvolta periodiche e regolari, spesso perturbate da fenomeni catastrofici. È un insieme dinamico e cangiante nel quale si cambiano grandi quantità di energia. Le equazioni della relatività generale sono piuttosto complicate da risolvere perché lo spazio-tempo è insieme parte dell'equazione e sua soluzione. Eh, quelle sono le equazioni quelle toste in cui dici la soluzione è anche parte della, della domanda quindi io risolvo la domanda trovo una soluzione però questa soluzione è leggermente diversa da quella che ho usato per fare una prova nella domanda quindi adesso ce la risostituisco dentro riprovo trovo una foto soluzione e quindi quando è che ti fermi è un loop a un certo punto devi decidere ok il risultato secondo me è abbastanza plausibile e ti, e ti devi fermare okay. le sue proprietà insomma Entrano nelle equazioni e la sua curvatura sarebbe la soluzione della delle equazioni stesse. Quello è quello l'esempio che stiamo facendo. Esatto. Si capisce meglio tutto questo se si considera che nella curvatura gravitazionale è contenuta energia, che genera a sua volta altra curvatura. <ride> Questa difficoltà mise a dura prova il loro stesso scopritore cioè Albert Einstein, che riuscì però a trovare una soluzione approssimata nel caso in cui la curvatura dello spazio-tempo fosse piuttosto piccola. Quello salva e, spesso la vita. Esatto, con Pensare grande sorpresa ottenne equazioni molto simili a quelle dell'elettromagnetismo con una soluzione che, che conteneva onde gravitazionali che si propagavano alla velocità della luce, esattamente come le onde elettromagnetiche. Le aveva previste. Esatto, se lo spazio-tempo oscilla, queste deformazioni, propagandosi, trasportano energia a grande distanza. Anche l'energia gravitazionale può essere emessa e assorbita proprio come succede con l'energia irraggiata dalle cariche elettriche accelerate e trasportate dalle oscillazioni del campo elettromagnetico. In due parole, che cosa vuol dire questa frase qui? Vuol dire che, avete eh, presente, le onde elettromagnetiche penso più o meno tutti sanno che esistono, ma non tutti le hanno studiate mm -hmm. qui e non sanno come funzionano. Le, le, per parlare con voi in questo momento, noi stiamo trasmettendo dei messaggi come tramite delle onde elettromagnetiche, che vuol dire. Noi, eh, un campo elettrico e un campo magnetico, che per uh, quando si studia l'elettromagnetismo, eh, capisci che sono due grandezze che oscillano, variano, tipo co come. Eh, come, fa, come un metronomo, capito? Come un metronomo che fa tac-tac, ok? Oscillano però in maniera eh, composta, praticamente è come se uno oscillasse in una direzione e l'altro oscillasse nella direzione perpendicolare, no? E tu li componi e crei un campo elettromagnetico. Gestendo il modo in cui oscillano, come, come se stessi giocherellando con il, me il metronomo, tu stai alterando il campo elettromagnetico e queste alterazioni generano delle onde praticamente come se noi andassimo con un tappo di sughero che galleggia al centro di uno stagno fermo ad andare a disturbare il modo in cui galleggia il tappo di sughero e noi creiamo delle onde sull'acqua questo lo creiamo creiamo delle onde elettromagnetiche alterando questo campo elettromagnetico la genialata di Einstein è stato prevedere il fatto che sempre tornando all'esempio all dello spazio-tempo visto come una coperta alcuni eventi particolarmente energetici e catastrofici come per esempio appunto la fusione di due buchi neri che si impattano l'uno con l'altro possono sconquassare lo spazio-tempo perché genera un impulso di gravità così tanto potente che creano una deformazione impulsiva all'interno dello spazio-tempo se lo spazio-tempo è questa coperta che viene incurvata più o meno tanto a seconda di della, de, delle palline che sono i pianeti o i buchi neri che lo affossano e lo deformano per la loro gravità, è come dire che su questa coperta noi abbiamo tirato una palla da basket. Ecco, ok. Tirando questa palla da basket abbiamo creato un'onda nella coperta che si diffonde esattamente come quando noi stiamo tenendo un lenzuolo e gli diamo uno scossone, vediamo che si diffonde. Solo che non passa, non è un'onda che ha bisogno della coperta, è un'onda che si ha, trasmette attraverso lo spazio-tempo, quindi si trasmette attraverso la realtà. L'unico modo che, hanno, che sono riuscito a trovare per misurarlo è stato proprio costruire Virgo e Ligo, che erano quegli, eh, quegli osservatori che ho detto all'inizio della live a forma di L, su cui su distanze gigantesche hanno visto una perturbazione, un, un accorciamento e un riallungamento di piccolissime eh, porzioni di millimetro. Ho detto ok effettivamente abbiamo visto la, questa era stata la fusione di quei due buchi neri che ha sconquassato un attimo lo spazio-tempo ok vado avanti allora Vai. anche l'energia gravitazionale può essere messa e assorbita proprio come succede con l'energia irraggiata dalle cariche elettriche accelerate cosa detto, ma Einstein stesso, esp eh, stesso espresse notevole scetticismo per quanto riguarda la possibilità che questa soluzione potesse descrivere un, fenomen un fenomeno fisico reale Aveva ottime ragioni per farlo. Anzitutto la debolezza della forza di gravità, che ha un'intensità trascurabile rispetto a quella elettromagnetica. Produrre onde elettromagnetiche è molto facile: basta accelerare i leggerissimi elettroni e subito si mettono fotoni in tutte le direzioni. Ma per indurre una curvatura significativa dello spazio-tempo ci vogliono masse enormi. Se poi si vogliono sì. produrre perturbazioni che si propagano come onde, queste stesse masse dovrebbero essere sottoposte ad accelerazioni mostruose. Se le pianeti però non reggerebbero le enormi sollecitazioni meccaniche, si può facilmente mostrare che si sfascerebbero all'istante. Eh, per Erano cui ho, corrette... us ho usato la, la metafora della palla da basket, mentre in realtà sono esatto. i pianeti e le stelle sono tutte quante palline. Per far capire quanto deve essere più importante come perturbazione, ho usato quella della palla da basket, sbattuta sulla coperta Vediamo. dello spazio-tempo. Erano corrette quindi le obiezioni di chi sosteneva che le onde gravitazionali non sarebbero mai state osservate. Mm. Nessuno poteva immaginare, nei primi decenni del secolo scorso, che potessero esistere corpi celesti molto più massicci e densi delle stelle ordinarie. Assiri talmente compatti da poter reggere le tremende accelerazioni che sono necessarie per le emissioni di onde gravitazionali. I buchi neri sono oggetti molto densi che possono raccogliere sì. e richiudere la massa di tanti soli in un volume di pochi decine di chilometri di diametro. Però. Sono stati questi oggetti così massicci e robusti, tenuti insieme da una mostruosa forza di gravità, a produrre i fenomeni che hanno permesso di identificare le prime onde gravitazionali. La conferma eclatante che lo spazio-tempo può trasportare energia a grande distanza si è avuta quando siamo riusciti a registrare l'eco di, un di una terribile catastrofe che ha devastato una galassia lontana. Capito, sì. Tutto è successo quando due buchi neri pesanti, ciascuno come 30 soli. Sono entrati in interazione produ producendo una sequenza spettacolare di eventi. Attraendosi a vicenda, i due corpi hanno cominciato a ruotare in maniera forsennata, attorno al centro di gravità comune, e hanno finito con lo scagliarsi l'uno contro l'altro a velocità prossime a quelle della luce. Capito? È pazzesco. Hanno... Fondendosi hanno dato origine a un buco nero di circa 60 masse solari <ride> ma nelle fasi parossitiche prece precedenti la collisione in una frazione di secondo hanno messo una quantità spaventosa di energia pari a circa 3 masse solari sotto forma di onde gravitazionali stanno sconquassando la realtà proprio letteralmente questi oggetti ultracompatti sono riusciti a distorcere, a distorcere lo spazio-tempo in una maniera così violenta da produrre onde che si sono propagate per l'universo intero fino a raggiungere il nostro pianeta, Dopo aver percorso una distanza di un miliardo e quattrocento milioni di anni luce. Come un abilissimo surfista, l'energia di tre soli, ha cavalcato l'onda dello spazio-tempo rimanendo in equilibrio per 1,4 miliardi di anni. Capito, sì. Non... Senza dispe... non dissiparsi. Non... Nonostante sia una sostanza materiale incredibilmente rigida, ci sono fenomeni naturali di una tale potenza da riuscire a deformare lo spazio-tempo e farlo oscillare come se fosse una normale re rete elastica. Sì. Il colpo di maglio dato dalle collisioni dei due buchi neri l'ha increspato e fatto vibrare proprio come un sasso nello stagno. Dopo la prima rivelazione, con l'entrata in funzione di altri strumenti e il continuo miglioramento delle tecniche, è stato possibile registrare un intero catalogo di nuovi eventi. Si sono raccolti segnali di onde gravitazionali emessi da altre coppie di buchi neri e da stelle di neutroni, un'altra famiglia di corpi celesti compatti, per quanto molto meno densi e massicci. Esatto, però. Con l'astronomia gravi... gravitazionale si è aperta una prospettiva completamente nuova per l'osservazione e la comprensione dell'universo. L'energia emessa sotto forma di onde gravitazionali ci fornisce informazioni preziose su presenza e caratteristiche dei buchi neri. Mm -hmm. Ospiti so febrosi. Sì, ospiti tenebrosi di cui sospettavamo malapena l'esistenza possono essere studiati in dettaglio per far luce sul ruolo che svolgono nella dinamica dell'universo e comprendere meglio il suo lato oscuro, finito. Wow, stop. Eh sì, queste sono le nuove frontiere della scoperta scientifica e dello studio dell'universo. Abbiamo scoperto che c'è un altro modo per studiarlo perché quello precedente era troppo limitato e troppo lento. Aspettare che la luce faccia i suoi, i suoi viaggi, aspettare che la. Che, che le informazioni okay. ci arrivano, in è troppo lenta come cosa, capito? Abbiamo bisogno di più informazioni e più in fretta e quindi è stata veramente una manna dal cielo quella che per fortuna stavamo guardando nel momento in cui è arrivata eh, l'onda generata 1,4 miliardi di anni fa da quei buchi neri così tanto lontani. Mamma mia, mamma mia. Cioè Mm, si pensa, se, pensa se non di... stavamo guardando pensa che ne, se, se nessuno se ne accorgeva quanto tempo dovevamo aspettare prima di poter avere un'altra possibilità troppo, di troppo, misurare l'ordine gravitazionale <ride> ma pe pensa che botto hanno fatto no no non si può immaginare cioè, altro che martellata di Thor eh, cioè... si, si sono scagliati con la massa di 30 soli uno contro l'altro alla velocità della luce si sì. E non, è, non, non basta dire la massa di 30 soli, ma una massa di 30 soli concentrata nello spazio di poche decine di chilometri di, di diametro vuol dire che lo, questo oggetto è densissimo e questo oggetto densissimo stava accelerando talmente sarebbe, tanto da raggiungere velocità relativistiche. Chissà quanto sarebbe stato pesante se qualcuno l'avesse voluto sollevare? non è punzato, eh. cioè, a parte che non è un qualcosa di concreto che tu Va dici beh, ok posso certo, toccarlo, dimmi, <ride> dimmi, come calcolare il peso effettivo di tutta quella massa. Che intendi il peso effettivo di quella massa? Vabbè, okay, Perché intendo, allora sotto bassa la gravità terrestre, quanto sarebbe stata pesante? No, non esiste, cioè, saremmo noi a essere sottoposti alla loro attrazione gravitazionale perché la nostra attrazione gravitazionale rispetto a quella lì è, è alla forza, esatto. È esatto. come se tu stessi soffiando dentro a un pensando, eh. è, è come soffiare in un, 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 un uragano in Texas, esatto. stai lì. Esatto, Io sono esatto. la Terra e voglio tutto quello lì. È, è l'uragano che è, è, è la eruzione dei che stanno roteando a velocità folle. Oh, e mamma mia. È vero, Simone Grenoble. Esistono pesi che non esistono. Bellissima frase, mi piace. <ride> sì, certo, perché il peso è, una, è, è il classico esempio di grandezza fisica con cui noi conviviamo tutta quanta la vita e dobbiamo imparare a, ra a ragionare su quanto è situazionale e collocata soltanto qui da noi. Perché eh, il, il peso già varia semplicemente se ti sposi sulla Luna, che è la cosa più vicina che abbiamo, e, e vedi i, i belli astronautelli con la tuta pesantissima che saltellano: perché lì la trazione di gravitazione della Luna è un sesto rispetto alla trazione di gravitazione della Luna. Mi è venuta una bella parabola: quei due buchi neri erano per fare il peso che non esiste, i, i manubri di Dio, quelli con cui si allena. <ride> Eh sì, sta 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 stavo tipo facendo roteare il manubrio. Che stava facendo? <ride> ah, eh, ragazzi, comunque... speriamo. Siamo andati anche oggi. Abbiamo fatto bel un bel po'. Se le tematiche sono state toste. Eh, però Belli, spero belle, che abbi molto noi abbiamo fatto di tutto per cercare di renderle fruibili. Quindi spero che siate riusciti a seguirci almeno la maggior parte del tempo. Non lift, no griff e giustamente no pain no gain ah, allora, è, stato, è stato impegnativo ma mi è divertito tantissimo allora ragazzi mi raccomando tenete d'occhio le storie della pagina di Instagram domani perché comunicheremo senz'altro l'orario con cui ci accordiamo per fare la, la live in collaborazione con Tommaso quindi facciamo come abbiamo fatto martedì penso, vero Lorenzo? ci organizziamo con una chiamata a tre credo di sì, adesso vediamo un attimo foriamo. perché il 90% ci sta, però mi ha detto guarda la conferma te do domani mattina vabbè certo, il 90% non è la certezza quindi noi abbiamo queste speranze poi ragazzi esatto. sappiate che nel peggiore dei casi è solo un arrivederci esatto, solo ci riorganizziamo tra un po' non è che, no, non anche mai. perché fortunatamente ho la possibilità di sentirlo telefonicamente praticamente quando voglio quindi a forza di rompergli un... le scatole in caso Ehm <ride> <e, ride> E niente, buonanotte a tutti, grazie per averci sentito. Grazie veramente per averci ascoltato. E mi mando un cuoricino anche da parte di tutti e due. Vai, e... bravissimo, bravissimo. <ride> Ciao chat, come sempre è stato un piacere. Ci vediamo domani. A domani. Bye bye.